L'episodio di Gesù nella sinagoga di Nazareth è stato raccontato dall'Evangelista Luca come momento inaugurale del suo ministero. Abbiamo iniziato l'ascolto di questo testo domenica scorsa. In questa quarta domenica del tempo ordinario ascoltiamo la seconda parte, la reazione. In sinagoga Gesù... Ha letto un brano di Isaia al capitolo 61, lo spirito del Signore è su di me, mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare una bella notizia ai poveri, ad inaugurare l'anno gradito al Signore. Poi ha commentato, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. La novità è identificare se stesso con quella parola. L'antica parola si realizza nella persona e nel ministero di Gesù. La gente di Nazareth rimane perplessa perché conosceva bene quell'uomo, l'aveva visto ragazzo, l'aveva accompagnato nella crescita. Adesso rimane meravigliata che si presenti come... L'incaricato di Dio di inaugurare l'anno giubilare, l'anno santo della redenzione. E fanno difficoltà, non lo accettano, vorrebbero dei favori. Se è vero che è l'incaricato di Dio, faccia qualche favore al suo paese. È un ragionamento tipicamente politico, lo conosciamo bene. Ogni personaggio in carriera fa dei favori al proprio bacino elettorale, in modo tale da crearsi una base elettorale. C'è un interesse, una clientela da coltivare bene, ma i profeti non fanno così. Gesù si presenta come un autentico profeta e dice Elia. Ha aiutato una vedova, ma straniera del Libano, non una vedova di Israele. Eliseo ha guarito un lebroso, ma era un generale della Siria. Con tutti i lebrosi che c'erano in Israele, ne ha guarito uno straniero, nemico, militare, avversario. Quindi sappiate che un autentico profeta non fa favori a quelli di casa sua. Questo è il senso autentico della parola di Gesù. E la gente si offende. Se credi di essere il profeta e non vuoi farci nessun favore, togliti dai piedi. Lo spingono fuori dalla città quasi con l'intenzione di buttarlo giù dalla montagna. Ma Gesù deve averli guardati con severità è passato in mezzo a loro senza che facessero niente di male contro di lui e si è messo in cammino. Ha iniziato il suo cammino. Il racconto di Luca è programmatico. Gesù annuncia il compimento delle scritture, si presenta come l'evangelizzatore dei poveri, ma si trova di fronte un uditorio polemico, ostile che non lo accetta facilmente. L'idea del profeta rifiutato ci è proposta dalla prima lettura. Geremia è il modello di questo tipo. Geremia visse drammaticamente il rifiuto da parte degli uomini della sua generazione vissuto 600 anni prima di Gesù, Geremia è un profeta messianico, non perché dice delle cose relative al Messia, ma perché, senza saperlo, anticipa nella propria persona, nella sua esperienza umana, quello che capiterà al Messia, un dramma di morte e di risurrezione. E in un momento di crisi del suo ministero, Geremia ripensa alla sua vocazione. Il brano che ci è proposto dalla liturgia è all'inizio del libro, ma non è stato scritto all'inizio del ministero di Geremia. Il racconto della propria vocazione non si fa mentre avviene, ma anni dopo e si ritorna alle sorgenti soprattutto quando si è in crisi e ci si domanda ma chi me l'ha fatto fare? Ed è quello che si chiede Geremia e ripensa a quello che gli aveva detto il Signore. Ti conoscevo prima di formarti nel grembo materno, ti ho scelto prima che tu nascessi e ti ho costituito letteralmente in ebraico dice ti ho dato come profeta delle nazioni al plurale non semplicemente come portavoce di Dio a Israele, ma come colui che apre l'orizzonte a tutte le nazioni. Geremia si sente conosciuto e chiamato da Dio prima che nascesse. E sente che Dio gli dice, coraggio, preparati perché sarà una dura lotta. Stringi la veste ai fianchi, alzati, di loro tutto quello che ti ordinerò di dire, non avere paura, perché ti faranno guerra, ti ostacoleranno, ma io ti darò la forza per resistere. Faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro, un muro di bronzo. Noi diciamo avere una faccia di bronzo. In qualche modo l'immagine è quella che adopera Geremia. Dio gli fornisce una faccia di bronzo, dura come un muro, in modo tale da resistere a ogni attacco, ad ogni contestazione. Notate l'insistenza. Dio dice al profeta, ti faccio come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Geremia è un profeta contro, contro tutte le categorie. Un profeta sgradevole, perché quando uno parla contro e rimprovera e critica e contesta, dà fastidio, viene preso in odio. Quello che è capitato a Geremia ha detto delle cose spiacevoli e il Signore gliel'ha annunciato fin dall'inizio. Ti faranno guerra, preparati, ma non ti vinceranno perché io sono con te per salvarti. Questa figura profetica di Geremia, uomo combattente che si fida della presenza del Signore, anticipa la condizione di Gesù perseguitato fin dall'inizio. Dopo la prima predica ufficiale a Nazareth ha cominciato a trovarsi davanti delle persone che lo buttano fuori dal paese, lo mandano via perché dà fastidio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Con le parole del Salmo, noi diventiamo il profeta. Siamo noi quelle persone che il Signore ha scelto nella nostra piccolezza, con i nostri limiti. Noi siamo portavoci di Dio. Come Geremia, come Gesù, anche noi siamo stati scelti, con la nostra bocca possiamo raccontare la salvezza del Signore. E il Salmo riprende proprio le immagini di Geremia. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno, fin da quando ero bambino. Tu, Signore, sei stato il mio aiuto. La seconda lettura, indipendente, come tema dalle altre, prosegue la proposta della prima lettera ai Corinzi. Abbiamo letto il capitolo 12 sulla molteplicità dei carismi, omogenea però a vitalizzare l'unico corpo della Chiesa e in questa domenica il capitolo 13 ci propone lo splendido elogio di Agape l'amore, la carità, il carisma più importante che ci sia. Aspirate ai carismi più grandi. Ma attenzione perché l'agape di cui parla l'Apostolo non è semplicemente una serie di azioni, anzi dice che io potrei fare delle azioni, addirittura generose dal dare tutto ai poveri, senza avere la carità. Perché? Questo amore divino è un modo di essere, di rapportarsi all'altro con un atteggiamento profondo. La carità è magnanima, benevola, non invidiosa, non si vanta, non si gonfia. Non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, si rallegra della verità. Vedete che non sono mai azioni concrete, ma modi di essere, atteggiamenti. La carità non se la prende se è insultata, non reagisce al male con il male. Tutto copre copre proprio come un'assicurazione. Assicurazione si dice che offre una ampia copertura, è una garanzia. L'agape copre tutto in questo modo, non nel senso che nasconde, che mette sotto il tappeto, ma ricopre con una potenza di grazia e garantisce tutto. Permette di credere, di sperare, di sopportare. La carità non avrà mai fine. Quando vedremo Dio la fede non ci sarà più, quando godremo la sua presenza non la spereremo più, ma sarà solo l'agape a riempire l'eternità. E questo è l'annuncio dei profeti, questa realtà profonda di un amore di Dio che ci è stato dato come carisma principale, aspirate al carisma grande, massimo e ottimo che è l'agape, l'amore di Dio, riversato nei nostri cuori. Aspirate ad averlo e vivetelo.